Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché sono arrivate nuove informazioni dalla miniera. Quindi si continua a scavare, si continuano a prelevare dati, ovviamente per quanto riguarda le nuove informazioni aggiunte nel gioco, perché ovviamente è stato aggiunto oggi il nuovo banner, ma al tempo stesso ci sono delle piccole info che sono state inserite e che giustamente abbiamo la possibilità di poter commentare. Ve le propongo ovviamente in anteprima in modo tale che vi possiate comunque preparare e possiate in un modo o nell'altro già avere, diciamo, un quadro più completo della situazione per appunto costruirvi magari i vostri team, cercare di costruire per l'appunto quello che vi serve anche tramite le pull o comunque per chi ha intenzione di pullare e quindi magari ottenere delle copie di armi in particolare, perché sono arrivate le informazioni del prossimo evento che arriverà ormai a breve, lo sapete, è una consuetudine del Ranking Dungeon. Ranking Dungeon che questa volta si svolgerà all'interno delle Cowpine Caverns, quindi uno degli ultimi dungeon che per l'appunto sono stati aggiunti fondamentalmente al gioco, questi addirittura con diciamo il capitolo di First Soldier, quindi abbiamo già avuto modo di poter vedere più nel dettaglio questi, diciamo, questo dungeon fondamentalmente, ma la cosa più importante che ovviamente interessa sapere è come affrontare questo ranking dungeon, e come potete notare abbiamo le informazioni che ci interessano, quindi il poter utilizzare o comunque poter sfruttare fondamentalmente l'attributo fuoco, quindi l'elemento fuoco e l'elemento tuono. Abbiamo diverse vie effettivamente da poter sfruttare, anche perché non abbiamo comunque una raccomandazione di attacchi magici o attacchi fisici, quindi abbiamo comunque il tuono che può tranquillamente essere rappresentato da Cloud. Anche il fuoco in teoria può essere rappresentato da Cloud, dato che comunque abbiamo modo di poter sfruttare il personaggio di Cloud anche con gli equipaggiamenti di Capodanno. Bisognerà vedere un pochettino quale sarà il super boss, ma penso che già lo vediamo sullo sfondo, credo che sia proprio quello il super boss, ovvero il Blue Dragon, quindi debole per l'appunto al fuoco, quindi potrebbe essere più idoneo avere un Cloud DPS fisso con l'elemento fuoco. È anche vero che sfruttare un Cloud con l'elemento tuono è sicuramente roba comoda, molto comoda, però diciamo che fondamentalmente parlando credo che l'elemento fuoco sia quello più importante, soprattutto se dobbiamo rapportarci al super boss. Per quanto riguarda ovviamente l'elemento fuoco, abbiamo diverse possibilità che abbiamo avuto anche con Sephiroth, che può essere utilizzato come pseudo sub DPS di elemento fuoco grazie sempre alle armi di Capodanno. Abbiamo comunque anche Red, che fondamentalmente può essere utilizzato con danni fuoco, e anche Glenn paradossalmente per chi lo possiede, però se dobbiamo ovviamente focalizzarci su coloro che effettivamente possono interpretare meglio questo dungeon, come DPS senza ombra di dubbio Cloud con il vestito Fire Arcanum credo che sia la scelta migliore. Non so se vorrò effettivamente proporvi dei team, perché potrei comunque farlo, potrei già iniziare a prepararmi e comunque potrei iniziare anche a costruire qualche team, però il video che ovviamente volevo rilasciare è sicuramente più importante per mettere a voi in allerta e quindi permettere già a voi di poter iniziare a costruire i team, e poi successivamente come ho fatto praticamente sempre farò uscire le guide per i ranking dungeon sia nella versione senza super boss e poi con la versione super boss, in modo tale da magari dare una mano a chi effettivamente vuole magari tentare una strada diversa rispetto a quella classica e tentare poi successivamente di guadagnare più punti.
Detto ciò, non c'è altro che effettivamente devo dirvi. Questo è un video, diciamo, flash, molto molto veloce, giusto per informarvi delle ultime news. Non ci sono altre novità rilevanti che devo mostrare o che comunque devo dirvi, quindi potete tranquillamente iniziare a costruire i vostri team, farmare ovviamente nell'evento di San Valentino qualora ne abbiate necessità, e noi come sempre ci becchiamo con un prossimo appuntamento. Bye bye!